arriviamo in Chianti e cosa troviamo? Un'ancora. Beh, benvenuti a Verazzano, questo è il segno della nostra storia e qui troviamo anche, fra l'altro, l'attualità, tre pietre del ponte di New York dedicato al navigatore. Il legame tra l'ancora New York e il Chianti è rappresentato dal signore raffigurato in questo quadro. Chi era Giovanni da Verazzano? Dunque, è quel personaggio lì, era un fiorentino che nel 1500 navigò verso il continente, il Nuovo Mondo, e praticamente scoprì tutta la costa occidentale, gli attuali Stati Uniti d'America. Un personaggio che si distaccò molto dai conquistadores e paradossalmente fece una fine probabilmente non si meritava, perché fu scambiato nel suo terzo viaggio, fu scambiato per un crudele conquistadores. Il castello dove visse la famiglia di Giovanni da Verrazzano è ancora intatto e migliaia di persone, turisti da tutto il mondo, lo visitano ogni anno. Ai Verrazzano succedono i marchesi Ridolfi, ma si deve a un altro esploratore il futuro di questa meraviglia. È il cavaliere Luigi Cappellini che nel 1958, rientrato dal Brasile dove era andato a cercare fortuna, rileva il castello. Oggi a guidare l'azienda, con una tenuta di 230 ettari, di cui 52 a vigneto e in cui si produce uno dei Chianti più famosi al mondo, c'è il figlio Luigi Cappellini. E con lui, lasciate le storiche stanze del castello, ci addentriamo nelle altrettanto storiche cantine. Il navigatore ce lo ritroviamo in etichetta come nostra emblema. Ecco, questo è la che già di per sé esprime una grande classicità. Il carattere di quello che trovi nel bicchiere si rappresenta, direi, benissimo così. Le caratteristiche, l'identità del nostro vino è forse quella di rappresentare praticamente il meglio, secondo me, di quelli che sono i valori del Chianti Classico. Da una parte noi immaginiamo il Chianti Classico di alcune zone un pochino più meridionali, che è ricco di questa potenza, di fruttato. Ecco, invece nelle zone più a nord il Sangiovese esprime questa floralità, questa speziatura, questa freschezza. Ecco, Verrazzano ha queste due caratteristiche unite. Potenza, però anche eleganza e speziatura insieme. Forse non tutti sanno che castello in una bottiglia di vino ha un significato particolare, che vuol dire che quel vino è prodotto con 100% uve della proprietà. Da qualche anno tutta la produzione è biologica. Cosa aggiunge questo alla qualità dei vini del castello di Verrazzano? Il biologico, secondo me, aggiunge molto, perché senza l'uso della chimica si può fare grandi vini solo in zone molto vocate. E quindi questo è un biglietto da visita molto importante. Poi è anche un elemento, diciamo, che ci rappresenta bene questo modo di stare al mondo, cercando praticamente di non forzare la natura, che è così generosa e così da rispettare.